Ciao ragazze, di solito non faccio questi micro video con una review velocissima, ma siccome è Fashion Night Out e siccome ho comprato i Velvet Eyes della Dior, che sono proprio, cioè sono usciti apposta per la Fashion Night Out, cioè vi volevo bloccare se per caso oggi anche voi andate in giro o nei prossimi giorni siete tentate nel prenderli, dato che escono proprio adesso. Sono questi stick della Dior. Poi ce ne sono tre, uno ce l'ho su. E non comprateli, non comprateli. Sono una cosa tremenda. Cioè, nel senso che due su quattro a me non vanno bene perché sono troppo larghi. Questi due qua. Vedete che la parte finale è troppo larga e quindi per chi come me ha la palpebra cadente non vanno bene. Gli altri, comunque, guardate come... cioè, mi fanno gli occhi cadenti. Ormai li tengo su, ma è una cosa veramente brutta. Perché comunque stanno bene a chi ha degli occhi senza la palpebra cadente. Ma anche in generale la forma, naturalmente essendo standard, ad esempio a me qua c'è il buco bianco perché non va bene per la forma dei miei occhi. Vedete il bianco? Adesso lo vado a colorare con un po' di eyeliner nero. Quindi volevo bloccarvi proprio perché io tipo appena ho visto che stavano uscendo queste cose ero tutta esaltata. Sapete che a me piace... mi piace tanto utilizzare anche magari materiali per gli occhi. Vi ricordate che l'anno scorso avevo preso dei fogli di giornale e avevo creato degli eyeliner con i fogli di giornale. Ecco, se volete creare, cioè piuttosto createveli voi, veramente. Piuttosto prendete, questo qua è una specie di vellutino, prendete un pezzettino di velluto e attaccatevelo agli occhi piuttosto che spendete meno e fate magari qualcosa di più simpatico, creativo e fatto ad hoc per voi con la vostra misura degli occhi. E perché sì, questa cosa qui proprio l'han cannata secondo me, cioè è bellissima l'idea però è troppo caro e non va bene perché comunque sta bene a pochissime persone che hanno un determinato tipo di occhio ma soprattutto una determinata lunghezza, perché naturalmente essendo standard per certe sarà lunghissimo, per certe sarà cortissimo. E niente, adesso vado alla Fashion Night Out, sono troppo contenta perché non è che sia una di quelle persone che adora andare in giro durante la Fashion Night Out, però praticamente stasera alle 6 apriranno le porte di uno store momentaneo che hanno fatto proprio per oggi, cioè oggi, momentaneo si dice, temporaneo, che hanno fatto al centro di Times Square, dove praticamente vendranno in anteprima la collezione di missoni per Target. Target è un negozio, cioè tipo un superstore americano che vende tutto a pochissimo. E mi sono creata una collezione esclusiva per loro, con, cioè ad esempio c'è una coperta per il divano stupenda, $30, tutta di quelle righette che mi piacciono, a me piace tanto Missoni, non mi sono mai potuto permettere niente, quindi tipo stasera vado lì con le borse che è, con mia mamma e una mia amica, e tipo cerchiamo di svaligiare il negozio, perché le scarpe $30, cioè scarpe carinissime, tutte a righette, che poi le compro uguali, magari dico sono 500, solo perché magari appunto sono di Missoni non per Target. Quindi veramente stasera svaligio, cioè, ho visto anche ci sono i kit tipo con i pennelli, con il manico tutto quanto stile Missoni e sicuramente se riesco prendo qualcosa anche per voi, probabilmente non la coperta perché pesa 2000 kg, non saprei neanche come portarla in Italia, però se trovo delle cavolatine piccoline, pennellini, robe così, li prendo e auguratemi in bocca al lupo che non mi... tipo l'ho visto prima io, non so, non sono tipo Darissa, non sono una di quelle che di solito fa questo genere di cose, quindi per me è la prima volta, vediamo un po' come va, se ne esco viva o se tipo mi abbassano di 10 cm o mi strappano i capelli, niente. Cavolo, voglio fare anche il video sugli smalti nei prossimi giorni, che mi ero fatta le unghie di 5 colori apposta per iniziare, perché quest'anno ci saranno tantissimi colori che vanno di moda, veramente tanti. Infatti, cioè, mia moglie mi fa, ma tu vai sempre in giro con 5 unghie di colore diverse? In realtà no, non sempre, però volevo proprio iniziare a fare questo video sugli smalti e volevo cambiare, no? Tipo oggi ho messo questi 5 colori, magari domani mi metto altri 5 colori, dopodomani altri 5 colori, in modo da fare un po' tutti i colori che vanno di moda adesso, che andranno di moda adesso. Comunque appunto due dei trend, ve lo dico così velocemente, saranno i colori sul blu e i colori sul marrone. Dal marrone scurissimissimo, come questo, al marrone nude, cammello, pelle, come questo. E i blu scurissimi. Questo è sbavato, lo devo correggere. Comunque, appunto,
niente, dai, vi lascio. Buona Fashion Night Out a Milano, per quelle che sono a Milano. Io vado stile guerriera, adesso mi metto la fascia. Ecco, togliamo il cerchietto, mettiamo la fascetta da guerriera. E un bacione!